Buonasera a tutti, siamo giunti alla terza sera dei nostri esercizi spirituali. Il tema è il sacramento della riconciliazione, la responsabilità ecclesiale nel male e nel bene. Anche in questa terza sera il Vescovo convoca nella cattedrale, nelle varie chiese parrocchiali collegate via radio, tutti i fedeli della diocesi per un'esperienza comunitaria di riflessione e di preghiera. Il tema del sacramento della riconciliazione, che è il filo conduttore di queste tre sere, presenta un ulteriore aspetto che vogliamo affidare alla nostra meditazione e alla preghiera personale e comunitaria: la responsabilità verso i fratelli, sia nel peccato che nelle opere buone frutto della conversione. Infatti, come la nostra malvagità fa male a tutto il tessuto sociale, così la conversione crea frutti di riconciliazione e di benessere per l'intera collettività. L'episodio di Zaccheo, narrato dal Vangelo di Luca, ci aiuterà ad entrarci in questa dinamica, insieme con un passo dalla bolla Misericordiae Vultus e alla testimonianza di un ex terrorista. Ci introduciamo alla preghiera con l'inno ufficiale dell'anno santo della misericordia.
Il Vescovo saluta tutti i presenti in cattedrale e tutti coloro che seguono questo momento di esercizi nelle chiese, nelle case o tramite Radio Antenna 5. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Ci lasciamo accogliere una volta ancora dal Signore Gesù, che vuole aiutarci a progredire nella fede, in modo tale che sperimentiamo il suo perdono e lo accogliamo con gioia e con gratitudine. Questa sera, l'ultima di questa sera di esercizi, ci porta a sentirci ancora di più fratelli e sorelle nella fede, responsabili gli uni degli altri. Chiediamo la grazia di sentire su di noi il peso dei nostri peccati per lasciarci liberare dal Signore e così progredire in una testimonianza di fede della comunità cristiana sempre più santa, come piace a Gesù, il suo fondatore. O Padre, che invii il tuo spirito per renderci figli come il tuo figlio Gesù. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. O Cristo, che ci associ al tuo amore per essere come te missionari del Padre. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. O Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Preghiamo. Dio onnipotente, che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, benedici questi tuoi figli che si apprestano a vivere l'ultima sera di questa esperienza quaresimale, perché rinnovando la grazia del loro battesimo siano annunciatori e testimoni della Pasqua che sempre si rinnova nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Invochiamo ora lo Spirito Santo, come nelle sere scorse invochiamo due altri doni dello Spirito, perché ci ridonino la somiglianza divina perduta a causa del peccato e ci sostengano nella testimonianza evangelica. Il coro e l'assemblea rispondono con l'invocazione cantata. Thank you.
dell'ascolto della parola. Il testo che viene proclamato questa sera riguarda la singolare vicenda di Zaccheo, odiato esattore delle imposte romane, eppure pronto a convertirsi quando Gesù entra nella sua casa. Egli incarna un duplice simbolo. In un primo tempo è immagine dell'uomo che fa della ricchezza il suo unico pensiero, che fa dire a Gesù quanto è difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. In un secondo tempo, dopo il miracolo della conversione e del perdono, diventa l'immagine di coloro che mettono le proprie risorse a disposizione dei poveri e delle vittime dell'ingiustizia. Dopo la proclamazione della parola seguirà un commento esegetico spirituale. Mensa con Gesù, da capo dei pubblicani a modello di condivisione. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri. E se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Parola del Signore. Ci sediamo. Segue ora un commento esegetico e spirituale alla parola proclamata. Al termine ci sarà un momento di silenzio per la riflessione personale con il suono dell'organo. Seguiranno poi alcune espressioni bibliche di risonanza della parola. L'assemblea risponderà con un canone cantato. Buonasera. In cammino verso Gerusalemme, insieme con tanti pellegrini che salivano alla città santa in occasione della Pasqua, anche Gesù attraversa l'ampia oasi di Gerico. Qui si ambienta un'altra storia di peccato e di grazia, simile a quelle che abbiamo ascoltato in queste due sere. Costruita da Luca intorno a 3 personaggi: Zaccheo, la gente e Gesù.
capo dei pubblicani e ricco. Era un corrotto che frodava la gente e non esitava a ricorrere a false dichiarazioni e a estorcere con calunnie. Questo è il significato di quella parola che lui stesso userà più avanti: se ho frodato qualcuno. Uno come tanti dirigenti che ancora oggi salgono in malam partem agli onori della cronaca, non per avere servito il popolo, ma per avere tratto illeciti profitti dai propri incarichi pubblici. In tutto il Vangelo Gesù ha parole severe sull'uso della ricchezza fatto da persone disoneste, come quel ricco stolto che accumula nei granai senza pensare che la vita ha un termine, o come quel crapulone impenitente che si chiude alla voce del povero Lazzaro e anche a quella della parola dei profeti. Ma in questo testo una cosa appare con evidenza: la ricchezza fa di Zaccheo un uomo solo, eppure infelice. Come il giovane ricco, di fronte alle richieste radicali di Gesù, se n'era andato triste. E Luca annota perché aveva molti beni. Stiamo attenti anche noi, agli scherzi del possesso. E forse è proprio per questa vita insoddisfatta che egli desiderava vedere Gesù. Per ora solo da lontano, senza compromettersi. Un sicomoro, ce n'è ancora un esemplare a Gerico da vedere da parte degli attuali pellegrini, un sicomoro gli offre una postazione ideale per guardare e nascondersi, per vedere senza essere visto. Quest'uomo aveva comunque proprio una gran voglia di vedere Gesù, tanto che ha fatto anche un po' il ridicolo, come risulterebbe ancora oggi un capo di dirigenti che salisse su un albero per guardare una processione. Ma il testo ha un sottinteso molto importante. Lo Spirito Santo ha lavorato nella sua coscienza, ha seminato in lui il seme della curiosità, e così il suo desiderio si è incrociato con quello di Gesù. Il cercatore che spia dal sicomoro scopre di essere a sua volta cercato. Nella tradizione biblica il verbo vedere non esprime solo una curiosità visiva, ma è anche metafora della ricerca, del cammino della fede. Zaccheo percorrerà questa strada e giungerà alla fede, a rivolgersi a Gesù con il titolo più elevato, Signore. Quando dice: ecco Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri. E anche a partecipare alla beatitudine di Gesù: beati i vostri occhi perché vedono,
presa una richiesta. Oggi devo fermarmi a casa tua. Gesù interrompe il suo viaggio, è il viaggio di Dio che visita il suo popolo, per fermarsi e dimorare. Per lui non c'è professione o condizione sociale, non c'è peccato o crimine di alcun genere che possa cancellare dalla memoria e dal cuore di Dio uno solo dei suoi figli. Il Signore non dimentica nessuno di quelli che ha creato. Ora, in quella abitazione, corrotta da ingiusta ricchezza, irrompe la sorprendente novità del Vangelo. La casa del peccatore diventa il luogo dove il Figlio dell'uomo annunzia e attua la parola della misericordia. La scena provoca la credine della gente. È l'altro personaggio che abbiamo visto sempre anche nelle parabole delle prime due sere. Come già nel deserto, durante il cammino dell'Esodo, tutti i mormoratori sono accomunati da un unico sentimento, da quei mormoratori del deserto fino a quelli delle comunità create da Paolo fino a Gesù e fino a noi. E qual è questo unico sentimento? Non condividono le scelte di Dio. Vorrebbero imporgli le proprie misure, ma Gesù ha un diverso pensiero. E dice: oggi la salvezza è giunta in questa casa. Zaccheo ha trovato la perla preziosa. Tutti gli altri valori impallidiscono. Percepisce una nuova libertà che diventa lealtà nei confronti dei doveri di giustizia e amore gratuito verso i poveri, gli sfruttati. Zaccheo prova la necessità di sottoporre ora il possesso dei suoi beni al giudizio del Vangelo della grazia. In questo Zaccheo è una primizia. La sua conversione precede l'esperienza della Chiesa, uscita dalla Pasqua di Gesù, dove coloro che erano venuti alla fede mettevano in comune i propri beni. Come il saggio, come la comunità di Gerusalemme, come il saggio Barnaba, come la ricca commerciante Lidia che a Filippi offre la sua casa per alloggiare i missionari e per farne una chiesa domestica. Dietro queste storie, tante altre seguiranno, anche di persone che come Francesco, il santo, non ha ritenuto la ricchezza come un valore, ma come una condivisione con tutti. La povertà abbracciata volontariamente diventa un bene per tutta la Chiesa. C'è ancora un'ultima parolina che dobbiamo approfondire. Gesù usa la parola oggi. Oggi la salvezza. Sempre questa parola ricorre, solo nel Vangelo di Luca, nei momenti decisivi della storia di Gesù.
alla nascita e sulla bocca degli angeli, oggi è nato per voi un Salvatore. Nella sinagoga di Nazareth, Gesù letta la parola di Isaia sull'anno santo di grazia, dice: oggi questa parola si compie. E sulla croce dirà: oggi sarai con me in paradiso. Ora c'è l'oggi di Zaccheo, che apre a lui una vita da credente, mentre i beni trattenuti per sé dividevano, creavano distanza, escludevano. Ora, condivisi, creano comunione, creano condizioni di vita bella nella Chiesa. Noi e questa pagina del Vangelo. Questa buona notizia risuona questa sera anche per noi. Chiede e provoca conversione. Sì, perché convertirsi non è un atto della nostra volontà, che ci fa dire: adesso cambio vita, adesso voglio diventare santo. No, la conversione è grazia, è una visita di Dio, è il Figlio dell'uomo che viene a cercarci in qualunque situazione noi siamo. Stretta al Signore Gesù, la vita di ciascuno di noi, come quella di Zaccheo, acquista il profumo del Vangelo e parla, racconta la bellezza di una umanità piena e affascinante che sa interpretare le dimensioni fondamentali dell'esistenza alla luce del Vangelo di Gesù. E così il profumo del Vangelo, che è sovrabbondanza di amore, può raggiungere tutti i luoghi dell'esistenza. La nostra casa, prima di tutto. La piazza, luogo delle relazioni più ampie. La professione e il posto di lavoro, con il fascino della vita vissuta con il Signore. Ed è lì che dobbiamo essere profeti, come Zaccheo. La profezia che ci è chiesta è quella della santità, unica misura secondo la quale vale la pena di essere cristiani. Concludo con una preghiera. Signore, troppa gente si accalca solo per vederti passare. Poi tu svanisci dalla loro vita. Più pochi hanno il coraggio di uscire di casa per mettersi in cammino con te. Dacci tu la spinta per salire sul sicomoro, per sentire il bisogno di tentare l'impresa. Potrebbe accaderci di sentirci sorpresi che tu abbia una parola esclusiva per te, per me. Forse un invito a entrare nella mia casa. Amen.
uomo di nome Zaccheo, capo di pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi, per questa casa, è venuta la salvezza. Sediamo. Alla parola di Gesù fa da risonanza l'insegnamento della Chiesa. Papa Francesco, nel testo qui sotto riportato, tratto dalla bolla di indizione dell'anno santo, rivolge un forte appello a coloro che si organizzano per compiere il male, usano violenza per procurarsi la ricchezza, sono fautori di corruzione. Li sollecita alla conversione del cuore, a riconciliarsi con la società nella quale hanno diffuso il male. Dalla bolla di indizione del Giubileo, Misericordiae Vultus, la parola del perdono possa giungere a tutti. Il mio invito alla conversione si rivolge con ancora più insistenza verso quelle persone che si trovano lontane dalla grazia di Dio per la loro condotta di vita. Penso agli uomini e alle donne che appartengono a gruppi criminali. Per il vostro bene vi chiedo di cambiare vita. Ve lo chiedo nel nome del Figlio di Dio che, pur combattendo il peccato, non ha mai rifiutato nessun peccatore. La violenza usata per ammassare soldi che grondano sangue non rende potenti né immortali. Lo stesso invito giunga anche alle persone fautrici o complici di corruzione. Questa piaga putrefatta della società è un grave peccato che mina fin dalle fondamenta la vita personale e sociale. Con la sua prepotenza e avidità distrugge i progetti dei deboli e schiaccia i più poveri. È un male che si annida nei gesti quotidiani per estendersi poi negli scandali pubblici. Per debellarlo dalla vita personale e sociale sono necessarie lealtà e trasparenza, unite al coraggio della denuncia. Questo è il momento favorevole per cambiare vita. Questo è il tempo di lasciarsi toccare il cuore. Davanti al male commesso, anche a crimini gravi, è il momento di ascoltare il pianto delle persone innocenti, depredate dei beni, della dignità, degli affetti, della stessa vita. Il sacramento della riconciliazione nell'anno giubilare permetta a tanti figli lontani di ritrovare il cammino verso la casa paterna. Vi è ora una testimonianza.
testo che segue è di grande attualità, anche in rapporto al testo evangelico di Zaccheo. È la testimonianza di un ex terrorista che, grazie ad un rapporto personale con il Cardinal Martini, riconosce la dimensione sociale del peccato. Ciò lo aiutò ad indirizzare la sua esistenza verso prospettive di riconciliazione e di giustizia. La sensibilità del Cardinale Martini mi ha regalato nuova vita. Sono Ernesto Balducchi, ex terrorista delle Brigate Rosse. Un momento cruciale del mio cambiamento, del mio allontanamento dalla lotta armata, avvenne dopo che incontrai il cardinale Carlo Maria Martini. Il 13 giugno del 1984 decidemmo di consegnare a lui il nostro arsenale di armi. Fu un passo cruciale. La decisione avvenne perché avevamo trovato in lui una persona attenta alle nostre istanze. In particolare, apprezzai molto un suo intervento a un convegno organizzato a Palermo sulla dimensione sociale del peccato. Era il 1983 e io mi trovavo a Rebibbia. Decisi di scrivergli una lettera e, con mia grande sorpresa, lui rispose, dimostrando straordinaria sensibilità. Iniziai a pensare a quello che avrebbe potuto essere un dialogo anche concreto. Decidemmo così di consegnare le armi a Martini per mostrare a tutti che avevamo voglia di cambiare, che avevamo chiuso con la lotta armata e che ci si poteva fidare. Decisione preannunciata dalla mia seconda lettera all'Arcivescovo, inviata nel 1984 da San Vittore. Incontrai Martini diverse volte. Ricordo in particolare la prima. Lui accettò di incontrarmi appena uscito dal carcere. Mi colpì perché si mostrò desideroso di conoscermi, di capirmi, anche dal punto di vista strettamente personale. In quegli anni la sua sponda ci diede credibilità anche con le altre istituzioni. Basti ricordare che il processo si concluse con la concessione delle attenuanti, poiché ci venne riconosciuta la possibilità di un fine pena, lontano forse, ma pur sempre possibile, soprattutto grazie al Cardinale Martini. Con lui se ne va un grande riferimento culturale, in particolare sul tema della giustizia nel mondo. Ci alziamo in piedi. Al testo del Magistero e alla testimonianza che abbiamo ascoltato rispondiamo con la preghiera tratta dalla liturgia eucaristica della riconciliazione. Due cori alla mia destra, il primo coro, a sinistra il secondo. Riconosciamo il tuo amore di Padre quando pieghi la durezza dell'uomo e in un mondo lacerato da lotte e discordie lo rendi disponibile alla riconciliazione. La forza dello Spirito, tu agisci nell'intimo dei cuori perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'amore vince l'odio e la vendetta è disarmata dal perdono. In Gesù Cristo, venuto nel tuo nome, sei fatto vicino ad ognuno di noi. Egli è la mano che tendi al peccatore, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace. Ci sediamo. Ci disponiamo all'ascolto della meditazione del Vescovo Oscar. Due sere fa ho presentato il sacramento della riconciliazione
come il mezzo attraverso cui la Chiesa ci aiuta a ravvivare la grazia del nostro battesimo, la riconciliazione sorella del battesimo, ricordate? Ieri sera ho insistito invece sulla necessità di passare dalla logica della legge, del dovere, alla logica della grazia, accogliendo il perdono che ci permette di sperimentare personalmente Dio, che entra nella nostra vita proprio attraverso il nostro limite. Si direbbe felix culpa. Questa sera, invece, intendo offrire alla vostra considerazione questa verità, ossia che noi tutti siamo responsabili del bene e del male che compiamo, così che le conseguenze si propagano all'interno di tutto il corpo ecclesiale. Noi siamo responsabili delle nostre azioni e di ciascuno di esse noi dovremo rendere conto personalmente a Dio. Tuttavia, il bene e il male che compiamo, essendo noi un solo corpo in Cristo, vanno ad arricchire oppure a deturpare, secondo i casi, tutto il corpo di Cristo che è la Chiesa. Ecco perché all'inizio della Messa, quando chiediamo perdono, ci rivolgiamo a Dio ma anche ai fratelli, con questa espressione: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato. Il cristiano, infatti, non è mai un individuo isolato, ma è membro di una comunione dei santi, così che con il nostro peccato rallentiamo la crescita della comunità cristiana nella santità, mentre con le nostre buone opere, invece, facciamo risplendere il bene di tutti. Si potrebbe dire che ogni volta che compiamo il male in pensieri, parole, opere e omissioni, ossia il bene che avremmo potuto compiere e che non abbiamo compiuto, mentre ci sentiamo svuotati personalmente dall'amore di Dio e del suo Spirito, nello stesso tempo provochiamo una ferita nel corpo della Chiesa intera. Questo termine, ferita, viene siglato nella Lumen Gentium del Concilio, al numero 11. Così il battezzato che si contamina col peccato pecca contro tutta la Chiesa, poiché attraverso un solo membro la macchia si diffonde per tutto il corpo, così uno dei padri della Chiesa. Nessun peccato, neanche quello più personale, è senza effetto sull'insieme del corpo di Cristo, essendo tutti solidali. Anche i peccati quotidiani di noi cristiani feriscono l'appartenenza alla Chiesa e indeboliscono l'irradiamento della Chiesa nel mondo. Anche questo è un pensiero tolto da un documento del Concilio.
con i nostri peccati rallentiamo lo sviluppo della Chiesa nel mondo. E questo che sto dicendo è sintetizzato bene, come sapete, dall'Apostolo Paolo, il quale nella lettera ai Corinti, al capitolo 12, descrive la Chiesa come un tutto organico. Se un membro soffre, tutto il corpo soffre. Se un membro viene meno, tutto il corpo ne è coinvolto. E sappiamo bene che la Chiesa, fin dalle sue origini, non fu mai solo una Chiesa dei puri e dei santi, come invece sostenevano alcuni gruppi eretici, ma abbracciò nel suo seno sempre anche i peccatori. Per fortuna. Perché? Perché se la Chiesa fosse composta solo dei santi, io ne sarei escluso e forse, se non vi offendete, anche voi. E allora lasciamo parlare adesso Papa Francesco, che dice così: la forma personale della confessione non deve far perdere la matrice ecclesiale che costituisce il contesto vitale. È la comunità cristiana il luogo in cui si rende presente lo Spirito, il quale rinnova i cuori nell'amore di Dio e fa di tutti i fratelli una cosa sola in Cristo. Quindi nella celebrazione del sacramento il sacerdote non rappresenta solo Dio, ma anche la Chiesa, tutta la comunità ferita dai nostri peccati, appesantita dalle nostre realtà negative. Quindi nessuno può dire: io mi confesso soltanto con Dio. C'è anche la comunità cristiana di cui tu fai parte e di cui tu ti devi sentire responsabile nel bene e nel male. E questo lo sottolineo per superare una concezione privatistica ed individualistica del cristiano, il quale vorrebbe raggiungere il Signore da solo, autonomamente, a prescindere dai fratelli. No, siamo un corpo solo. Quando preghiamo nella liturgia, parliamo sempre alla prima persona plurale, noi. Noi chiediamo perdono, noi confessiamo i nostri peccati, noi sperimentiamo il tuo amore. E adesso però vorrei dare un'altra riflessione. La Chiesa, essendo madre, non solo ci accetta come peccatori, ma anche ci cura. È bello. La Chiesa usa la medicina della misericordia per guarirci. C'è una frase molto bella di Sant'Agostino che dice così: di fronte a qualsiasi tipo di peccato, la Chiesa non perde le sue viscere di madre pietosa. Bello. Parlare della Chiesa come madre, la Santa Madre Chiesa. Dovremmo parlarne un po' di più in questi termini, non solo parlarne come se fosse una realtà lontana da noi. La Chiesa allora si presenta per ogni penitente come un luogo di misericordia, un'oasi dove lo Spirito è presente, dove lo Spirito è donato, dove lo Spirito ci permette di diventare riconciliati, riconciliati con Dio, riconciliati con i fratelli.
un altro padre della Chiesa dice così: se cerchi la salvezza, entra in questo luogo di cura che è la Chiesa. Vedi che qui giace una moltitudine di malati. Papa Francesco descrive la Chiesa come un ospedale da campo. Viene in soccorso, ecco, pronto soccorso. E allora, ricorrendo al sacramento della riconciliazione, noi sottoponiamo alla Chiesa le nostre difficoltà, le nostre incertezze, i rallentamenti del nostro cammino di conversione, i nostri peccati, per essere però guariti dalla forza dello Spirito di Gesù. Quindi la Chiesa fa suo il comportamento del Figlio di Dio, che a tutti viene incontro senza escludere nessuno. La Chiesa, proprio attraverso la misericordia, ci fa sperimentare la sua maternità. La Chiesa ha le porte aperte e non dai ponti levatoi chiusi. Che ciascuno di noi possa gustare la misericordia del Signore e possa ritrovare la strada del Padre proprio attraverso la preghiera della comunità cristiana, quella preghiera che ci converte, ci aiuta nel nostro cammino, ci fa diventare santi. Amen. Vi è ora spazio per una breve riflessione personale accompagnata dal suono dell'organo. Ci alziamo per elevare al Padre la preghiera di intercessione. Dopo l'introduzione del Vescovo si alternano solista e assemblea nella preghiera di invocazione. Rendiamo grazie a Dio Padre che ci fa il dono di vivere questo anno giubilare della misericordia. E preghiamo perché mediante l'azione del suo Spirito ci aiuti a recuperare pienamente il senso penitenziale e battesimale della vita cristiana. Diciamo con fede. Amen.
per tutti i peccatori, perché in quest'anno santo, raggiunti dalla grazia di Dio e dalla nostra testimonianza di vita buona, prendano coscienza del male arrecato a tutta la collettività e dispongano la loro vita ad opere di bene. Preghiamo. Per gli sposi cristiani che mediante il matrimonio diventano testimoni del grande mistero dell'amore di Cristo per la sua Chiesa, perché nella loro esistenza quotidiana, alla scuola del Vangelo, annuncino questa realtà di grazia mediante l'amore scambievole, l'accoglienza reciproca, il perdono ricevuto e ricambiato. Preghiamo. Per i laici impegnati nel mondo del lavoro, per gli insegnanti, per gli uomini e le donne inseriti nelle molteplici strutture a servizio dei malati e degli anziani, dei portatori di handicap e di recupero della tossicodipendenza e dell'alcol, perché possano portare nella società i valori del dialogo, della comprensione e del perdono. Preghiamo. Per le donne e gli uomini impegnati nella politica, nell'amministrazione della cosa pubblica e nelle istituzioni, perché esercitino il loro dovere con spirito di servizio e nella responsabilità per il bene comune. Abbandonino ogni forma di rivalità, riconoscano sempre la dignità e la libertà di ogni persona, valorizzino tutte le energie per la pace e il benessere sociale. Preghiamo. Per i giovani, perché avvicinandosi al sacramento della riconciliazione, ritrovino il cammino per ritornare al Signore, per vivere un momento di intensa preghiera e riscoprire il senso della propria vita. Preghiamo. E ora ci rivolgiamo al Padre con la preghiera che ci è stata consegnata dalla Madre Chiesa il giorno del nostro battesimo. Padre nostro che sei nei cieli, portiamo a pagina 12 e a cori alterni recitiamo la preghiera del Giubileo. Signore Gesù Cristo, Tu ci hai insegnato ad essere misericordiosi come il Padre Celeste e ci hai detto che chi vede Te vede Lui. Mostraci il Tuo volto e saremo salvi. Sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro, adultera la Maddalena a porre la felicità solo in una creatura, fece piangere Pietro dopo il tradimento e assicurò il paradiso al ladrone pentito. Fa che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti
alla Samaritana se tu conoscessi il dono di Dio. Tu sei il volto visibile del Padre, del Dio che manifesta la sua onnipotenza, soprattutto con il perdono e la misericordia. Fa che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di te, o Signore risorto e nella gloria. Tu che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di debolezza, per sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore. Chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato, perdonato da Dio. Manda il tuo spirito e consacraci tutti con la sua unzione, perché il giubileo della misericordia sia un anno di grazia del Signore e la sua Chiesa, con rinnovato entusiasmo, possa portare ai poveri il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. Amen. Riceviamo ora la benedizione. Ecco, prima di ricevere la benedizione vorrei ringraziare tutti coloro che hanno accolto il mio appello per la colletta a favore dei cristiani in Terra Santa, la quale vi ho invitato ieri sera. Se permettete, vorrei anche darvi un compito. È quello di imparare, possibilmente a memoria, quella preghiera che è riportata in terza pagina di copertina, che può essere usata prima di ricevere il perdono al momento della assoluzione. È una preghiera che mi sembra teologicamente corretta e profondamente cristiana, perché si rivolge al Padre, a Cristo suo Figlio, allo Spirito Santo amore, perché questa è la via per pregare da cristiani. La trovate a pagina 39, è semplicissima, basta ripeterla un po' di volte e poi la si impara. Allora adesso la benedizione del Signore a tutti voi qui presenti in cattedrale, ma anche a tutti i nostri fratelli e sorelle che ci hanno seguito nelle loro chiese, nelle loro case, magari anche quelli che ci stanno seguendo per radio e sono sulla strada, in auto. A tutti allora giunga la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio ai fratelli. Amen. Il Signore Gesù, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Lo Spirito Santo vi renda operatori di misericordia e testimoni di perdono. Amen. E su tutti voi scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. La preghiera alla Vergine a pagina 14. Lo recitiamo a cori alterni. Madre della misericordia, la dolcezza del tuo sguardo ci accompagni in questo anno santo,
perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nella tua vita è stato plasmato la presenza della misericordia del Padre. Quando ci disse risorto, entrato nel santuario della misericordia divina, che hai partecipato intimamente al mistero del tuo amore. Scelta per essere la madre del Figlio di Dio, il tuo canto di lode sulla soglia della casa di Elisabetta fu dedicato alla misericordia che si estende di generazione in generazione. Fatto testimone delle parole di perdono uscite dalle labbra di Gesù. Testi della misericordia del Figlio di Dio conoscevi. Tutti senza escludere nessuno. Non stancarti mai di rivolgere a noi i tuoi occhi misericordiosi. Rendici degni di contemplare il volto della misericordia. Tuo Figlio Gesù. Amen. Prima del canto finale, grazie al coro Acatistos di Sernano, diretto da Francesco Darilli, che ha animato appunto il canto, e all'organo il maestro Alberto Dossena. Ma al termine di queste tre sere, penso di interpretare anche il vostro pensiero nel rivolgere un sentito grazie a Don Pierluigi, che ci ha accompagnato con il suo commento esegetico-spirituale ai tre brani evangelici, e al Vescovo Oscar, che con la sua riflessione e la sua guida ci ha animato e ci ha spronato in modo particolare in riferimento al sacramento della riconciliazione. Buonanotte a tutti e buon rientro nelle vostre case.